Sentite questo rumore? Sono i pesci che si avvicinano. Ma che pesce, cretino, è un aeroplano. Un aeroplano? Accidentaccio! Accidentaccio a lui! Con questo rumore ce li spaventa tutti i pesci, quello. Se potesse, li spascerebbe tutti sti aeroplani. E allora, scansa fatica, ne regate, tirate sulla rete, non perdete tempo. Andiamo, eh? Andiamo! Bravo nonno, lo hai colpito, eccolo. Ma che vai dicendo, imbecilli? Arriva, eccolo. Sta cadendo. Nonno, bravo. Ma che bravo e bravo. Quello precipita. E non sei contento che non ci scoccia più? Addosso, addosso, sta avvenendo. Ci viene addosso. Addosso. Si salvi chi può. Non è Massodore. Massodore! Massodore! Morto, eh? La paura fu. Un cuore non c'è resto. Ce l'avevamo a dire a Franco che è morto? Aiuto! Poveretto. Franco! Franco! Aiuto! Franco! 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 Che schifo! Grazie, mamma mia, che colpo! Il mio cuore, il mio cuore. E perché mi guardate così? È successo qualcosa? Perché mi guardate, guardate! Franco, una disgrazia a tuo nonno, capitò. Oh, la disgrazia a mio nonno! Una disgrazia! Si è rotta la mano! No! Si è rotta la gamba! No! Si è rotto le spalle! No! Insomma, mi volete dire che gli è successo? È morto! È morto! E me lo volete dire subito che è morto? Uno pensa chissà che cosa. Sai, te volevamo dare la notizia col dovuto tatto. Quale notizia? Che tuo nonno è morto. Morto? È morto mio nonno. È morto mio nonno. Nonno! È morto il mio nonnino. Nonno, che ti fecero? Ma dico io, così si muore. Senza dire niente. E vabbè. E come si dice? Morto un nonno, se ne fa un altro. Insaccatelo e buttatelo a mare. Ma che mare? Chi se fa sopra i navi di guerra? Ma perché qui che siamo sul Flobus? Presto, venite. Francozzo, ha ragione. Io non sono Francozzo, io sono il vostro comandante, perciò mi dovete ubbidire. Io sono il vostro capitano e voi siete la mia ciurma. Ciurma, ciurma, ciurma di tutto l'anno. Ha il posto di manovra! Ubbidite! E che ne sai tu della rotta per arrivare in Sicilia? La rotta ce l'ho tutta qui dentro io. E vi riporterò in Sicilia sani e salvi, in 4 e 48. Non avete fiducia nel vostro comandante? Diffidente siete! Andate, andate in Sicilia e remi con quella barchetta, andate! Mi avete abbandonato sulla nave! Ammutinati, disertori! Ma io arriverò prima di voi in Sicilia e saranno guai! Vi porterò davanti alla corte marziale! Faccio sei! Che colpaccio lo faccio, non ci arrestiamo! Amore, amore, che cazzo mio pesce! Sì, perché non avrò pietà! Voi mi avete abbandonato e il comandante non si abbandona! Io non ho bisogno di nessuno, però. Se arriverò in Sicilia, e se ci arriverò, dunque, vediamo un po'. La Sicilia è il mezzogiorno. Sono le 3:15, quindi bisogna ritornare indietro. Basta avere il senso dell'orientamento. È difficile orientarsi. Il raggio entro cui dobbiamo cercare l'aereo scomparso, disgraziatamente, è molto vasto. E tuttavia, devo insistere sulla necessità di ripescare il relitto nel più breve tempo.
possibilmente prima che si sappia che il B-57 trasportava il prototipo del nostro più recente modello di bomba nucleare. Voi comprenderete, signori, che se trapela questa notizia non saremo più i soli a cercare la bomba. Certo, sarebbe un guaio. Come relitto marino apparterrebbe per diritto a chi la ritrova. E se prima di noi la trovassero i nostri amici inglesi o i sovietici, il male sarebbe relativo. Ma se la trovasse la Spectrales... Non mi dica, ammiraglio, che lei crede a queste fantasticherie. La Spectrales non è una fantasticheria, generale. Noi del servizio segreto abbiamo elementi concreti per affermare che quell'organizzazione supercriminale esiste. E guai se la bomba cadesse nelle loro mani. Sarebbe terribile. Riguarda la questione delle bombardiere, siamo pronti. I nostri uomini, opportunamente camuffati, sono già alla ricerca della bomba. Nel frattempo, ho già redatto l'ultimatum che la Spectrales potrà inviare agli Stati Uniti. Se entro due giorni non ci saranno versati 5 miliardi di sterline, noi sganceremo la bomba su New York. D'accordo. Prima però pensate a ritrovare quella bomba. Numero uno. Voglio sapere dal numero 4 il perché dell'insuccesso della sua impresa. Ecco, il mio compito era quello di far saltare un treno su cui viaggiava una grande personalità. Questo lo sappiamo. Il servizio ci sarebbe stato pagato a peso d'oro da certe persone interessate alla sua scomparsa. Continui. A tale scopo, a mezzanotte precisa, avrei dovuto trovare pronto un reattore e levarmi in volo alle 0:20. Ma il reattore non c'era. Un grave difetto, numero 4. Lei con 20 minuti a disposizione non è stato capace di procurarsi un altro aereo. Voglio andare in fondo a questa faccenda. Se ci sono altri responsabili, saranno puniti. Avanti. È permesso? Venga avanti, numero 87. Ciao Pasqualino, come stai? Te l'ho detto 1000 volte di non chiamarmi Pasqualino. Chiamami numero 1, come gli altri, e dammi del lei. Ma non ci riesco, ci siamo date sempre del tu, sin da quando eravamo bambini, e non è colpa mia se siamo cugini. Se tua madre, la povera zia Marietta, era sorella di mia madre. Non è nemmeno colpa mia. Lo sai che è capitato oggi al numero 4? No, che gli capitò? L'hai promosso al numero 3? No, al numero 0 l'ho promosso, l'ho eliminato. E la colpa è tua. Mia? Sì. E vorrei sapere come mai il numero 4 non trovò il reattore all'aeroporto. Trovare l'aereo non era compito tuo? Ah, ma là c'è stato un piccolo equivoco. Ecco, nelle istruzioni c'era scritto che devo portare un reattore. Ora si vede che avrò letto male e ho portato un reattore. Ma il migliore che c'era sulla piazza, e pensa, il rettore magnifico dell'Università di Catania. Deficiente! E non esagerare, un piccolo sbaglio lo possiamo fare tutti. Sei tu che mi sottovaluti. Da 3 anni mi fai fare il numero 87. Non mi hai fatto fare nemmeno uno scatto. Ma dove credi di essere, in un ministero? Gli scatti nella Spectrales, bisogna guadagnarseli. E tu dammi l'occasione e ti dimostro la mia intelligenza. Per esempio, una proposta ce l'avrei. Scusa. Ho saputo che vuoi mandare qualcuno a cercare quella bomba atomica. E vorresti cercarla tu, pezzo di cretino. Hai visto che ce l'hai con me? Ma lo sai che significa per la Spectrales il possesso di quella bomba? Ricattare gli Stati Uniti. Costringerli a versarci in contanti 5 miliardi di sterline. E io do l'incarico di cercarla a te. Se lo facessi sarei il numero uno degli imbecilli. Fallo. Lo devi fare per la buon'anima di zia Marietta.
Perché tu ti faccia un'idea di quanta gente sta cercando la bomba, guarda. Queste qui sono le unità navali americane che effettuano ufficialmente le ricerche del B-52 che si è inabissato ieri mattina. Poi ci sono gli inglesi e i sovietici. Navigano in quelle acque camuffati da pescatori e da turisti. Calcola una dozzina di yacht e una trentina di pescherecci da cui si immergono a rotazione i loro sommozzatori. E quelle nere? Questi siamo noi. Ho mandato una vera flottiglia nel Mediterraneo. Uno yacht completo di aliscafo, 5 motoscafi d'alto mare e 2 elicotteri. E ti pare possibile che un'operazione come questa io la faccio dirigere a un cretino come te? Se fosse viva tua madre non parleresti così. Smettila con mia madre. Io sono un supercriminale, io. Sono un mostro di perfidia e di cinismo. Sono il numero uno della Spectrales. E va bene, ho capito. Se la metti su questo piano, ti chiamerò numero uno e ti darò del lei. La ossequio. Ehi. Un momento, numero 87. Comandi, numero uno. Forse posso fare qualcosa per lei. Le darò un incarico nel quadro delle ricerche della bomba. Se lo assolverà bene. Dici sul serio, Pasqualino? Non chiamarmi Pasqualino. Per rifornire la nostra flotta di carburante e di viveri e per tenere i collegamenti, sarà opportuno organizzare una base sulla costa africana. Questo sarà il suo compito, numero 87. Grazie, Pasqualuno. È vivo. Finalmente. Il naufrago si sta riprendendo, numero 87. Bene, incominciamo l'interrogatorio. Naufrago, sei pronto? Pronto, che parla! Si facesse sentire. Sono il numero 87 della Spectrales. E io sono il numero 33 di Mazzara del Vallo, provincia di Trapani. Siciliano? Come ha fatto ad indovinare? Sono intelligente. E ora dimmi, come ti trovi qui? Ebbene, non mi posso lamentare, anzi la ringrazio per avermi salvato la vita. Non mi interessa un cavolo se ti trovi bene. Ti ho chiesto come ti trovi qui. E io le ho risposto che mi trovo bene. Se poi a lei non interessa un cavolo, mi vuole spiegare perché me lo chiede? Senti, giovanotto, ti do un consiglio. Noi siamo gente che non scherza, quindi se tiene la pelle rispondi a tono. Cosa ti ho domandato? Come mi trovo qui? Cosa rispondi? Male, malissimo, e me ne vado. Prendetelo! Fermo! Chi è? Ma perché si nasconde dietro la persiana? Cosa vuole? Cercare di farmela, eh? Ed ora giù la maschera. Ma questa è la mia faccia naturale. Zitto! Voglio sapere per chi lavori. Per gli Stati Uniti? Per l'Unione Sovietica? O sei a servizio di Sua Maestà Britannica? Ma quale Sua Maestà Britannica? Io ero a mezzo servizio sul peschereccio della buonanima di mio nonno Turi. Poi il mio nonno si incavolò e se la prese con un aeroplano. Ecco, e lo buttò giù. Cosa buttò giù tuo nonno? Sì, un aeroplano. E quando l'aeroplano cadde, mio nonno si indurì e morì. Vuoi dire che tuo nonno ha fatto cadere un aeroplano? Proprio così, e per poco ci cadeva in testa. E che giorno era quando è caduto quest'aereo? Rifletti e rispondi.
un per due, Porto 4, Porto San Biagio, Porto San Giorgio, Porto Empedocle. Ah, il giorno in cui è morto mio nonno. Ma questo ce lo so. Ma tuo nonno, che giorno è morto? Un pezzè. Scivolè. Il giorno in cui cadde l'aereo. Ma insomma, voglio il giorno. Ah, mercoledì 17 luglio, due giorni prima del 15 luglio. Non ne basta ancora. Ma io ti strozzo. Calmatevi, numero 87. Calmatevi. In questi giorni non sono caduti altri aerei. Deve essere proprio quello che cerchiamo. Sei sicuro? Sicurissimo. Allora era proprio il B-57. Senti, e ti ricordi dove è caduto quest'aereo? Certo che mi ricordo, è caduto in mare vicino al peschereccio. Oh. Grazie. Potete incominciare a chiamarmi numero 86. Ho catturato la pedina chiave del gioco. Voi ci pensate se anziché in mano nostra quest'uomo fosse caduto in mano ai russi? O agli americani? O agli inglesi? Tu ci pensi, eh? Certo che ci penso. Ammazzatelo! No, non potete! Io non conosco né aeroplani né sottomarini. Ma che cosa me volete Zitto! Fare? Vedi, amico mio, tu ne sai già di troppo. Se ti catturasse la concorrenza, ti farebbe parlare e si fregherebbe la bomba. Ora, siccome io voglio che tu non parli, ti... Ma di quale bomba state parlando? Ma io non ne so niente. Mentre voi lo uccidete, io vado a dare la grande notizia al numero uno. Ma che... dove va? Ma che è pazzo? Senti, ma... No, non voglio essere ammazzato. Voglio andarmene a casa. Lasciatemi, assassini. Sveglia! Chiama il numero uno, presto. Dai. Pronto. Numero 87 chiama il numero uno. Pronto. Numero 87 chiama presto. Il numero uno. Passo. Bisogna che mio cugino sappia una grande notizia. Una notizia segretissima. Pronto. Una notizia che non deve sapere nessuno. Chissà quanto pagherebbero per saperla quegli spioni come James Bond. Ma a me James Bond fa un baffo, sì, e mi fa un baffone anche l'agente Flit. Vorrei proprio vedere la sua faccia quando saprà che gli abbiamo fregato la bomba sotto il naso. E la faccia di Modesty Bluff, la immagini, eh? Quella perché donna si crede di essere imbattibile, ma Ciccio numero 87 fa un baffo anche lei. Numero 87 chiama il numero 1. Pronto? Quando mio cugino saprà quello che ho fatto, altro che 86. Mi fa forse l'85, l'84. Chiama il numero 1. E forse anche il 23. Pronto? Sì, pronto. Il numero 1 è in linea. Pronto? Sei tu, Pasqualino? Non mi chiamare Pasqualino. Che vuoi? Perché mi stai a scocciare? Stai calmo, Pasqualino. Ho una grande notizia da darti. Ho catturato l'uomo chiave della situazione. Sì, un pescatore che ha visto dove è caduto l'aereo. Bravo. E che ti ha detto? Che ne hai fatto? Stai tranquillo, a quest'ora quello non parla più. Come? Ma ti sei fatto fare il punto almeno? Il punto? Quale punto? Il punto sulla carta nautica, le coordinate. Non mi dirai che l'hai fatto fuori prima di esserti fatto dire latitudine, longitudine, tutto quello che serve per intracciare l'aereo? No. Ah sì, certo che me lo sono fatto fare. Ossia, me lo faccio fare subito, almeno così spero. Come speri, pezzo di cretino? No, Pasquale, non ti arrabbiare, torno subito. Mi faccio fare il punto e poi ti richiamo, eh? Oddio, se l'hanno ammazzato sono fregato. Ehi, 1221! 1221! Dov'è? Dov'è, disgraziato? Che ne hai fatto? L'ho fatto mangiare. L'hai fatto mangiare dei pesci gatto? Oddio, sono rovinato. Ma che rovinato? L'ho fatto mangiare e bere. Poi gli ho fatto fare la barba e gli ho dato anche un vestito nuovo. Eh? Ho pensato che prima di eliminarlo le interesserà sapere il punto esatto dove è caduto l'aereo. Ma certo che mi interessa 1221. Dov'è questo prigioniero? Eccolo là. Mamma mia!
Cos'è, hai avuto paura? Avresti dovuto capire che sono un amico e che mi piace scherzare. Ah, Vossia scherzava quando diceva di farmi ammazzare. Ci sei cascato, eh? E va bene, il gioco è riuscito. Sono un mattacchione. Sì, e anche un curiosone. Per esempio, mi piacerebbe sapere una cosa. Permetti? Prego. Ti ricordi dove è caduto quell'aeroplano, eh? Te lo ricordi? Vicino al peschereccio. Ah, e il peschereccio dove stava? Vicino all'aeroplano. Beh, ricominciamo da capo, eh? Vedi, quello che mi interessa sapere è il punto. Tu lo sai fare il punto? Certo, io so fare il punto interrogativo, il punto esclamativo, il punto con l'uncino, il punto a croce. No. Vedi, io parlo del punto, il punto nautico. Ecco, il punto sulla carta nautica. No, io il punto sulla nautica non lo faccio, perché sono una persona rispettabile e queste cose non si fanno. Ma che cosa hai capito? Ma che sono bastonato? Ma no, lo sai che io scherzo sempre, no? Ah, però scherza male. Vedi, io dicevo, conosci la carta nautica? No, io conosco la carta vetrata, la carta igienica, la carta moschicida, la... Basta! Non vuoi parlare con le buone e io ti farò parlare con le cattive, sai? Che c'è doppio senso? No! Il senso è unico. Ecco quello che ti aspetta. Cos'è, Luna Park? No, è una tortura. Ma di quale tortura parlo? Una tortura che modestamente ho inventato io. E come funziona? È semplice. Stai bene attento. E io sto attento. Basta infilare i piedi in questi due morsetti di acciaio così, eh? Visto? In modo che non si muovano più. Poi porgerai lentamente le mani in questi due fermagli d'acciaio in modo da rimanere immobile in questa posizione. E poi? E poi io premerò un bottone. La tortura si metterà in funzione e allora parlerai. Sì che parlerai. Ma io non ho niente da dire. Anche se non hai niente da dire, parlerai lo stesso perché nessuno potrà resistere. Vabbè. E allora liberami da questa posizione. Ma che fai, disgraziato? Mi vuoi spezzare un braccio? E allora come devo fare? Elettricamente. Elettricamente? Dietro le mie spalle c'è un bottone, premilo. Dov'è? Qui non c'è nessun bottone. Ma non qui, sul bancone! Là. Sul bancone. Vedremo se parlerai. Il bancone lo vedo, ma il bottone no. Ma sarà qui. Questo o quello? Quello di sinistra, c'è scritto. Ma io non so leggere, sono analfabeta. Ti vedi quei due bottoni? Certo che li vedo. Quello di sinistra serve per liberarmi. Quello di destra per mettere in azione la tortura. È semplice, no? Vediamo se ho capito. Dunque, quello di sinistra serve per liberare Vossia. Quello di destra serve per torturare il sottoscritto. Ma siccome il sottoscritto non ha nessuna intenzione di essere torturato, non va a pressare quello di sinistra, ma va a pressare quello di destra. Salvatemi! Aiuto! Aiuto! Leva il contatto! Liberatemi! Ah, che dolore, sono tutto rotto! Che facciamo, numero 87? Il prigioniero è scappato! È scappato, inseguito, inseguito! Eccolo là, andiamo, presto! Su, andiamo! Scusa, a che ora parte l'accelerato per Caltanissetta? Caltanissetta? Sì, Sicilia, Italia, è che parlo arabo. Se parlassi arabo ti capirebbe meglio, figliolo. Sai, qui
parlano tutti arabo. Ah, perché sono tutte brave. Io capisco anche l'italiano. Quello che non capisco è come pensa di andare in Sicilia col treno. E come ci dovrei andare con l'autostoppo? Per me ci può andare anche in bicicletta se vuole. Io al massimo le posso fare un biglietto per Alessandria. Ma che Alessandria d'Egitto? Appunto, certo. Appunto, Alessandria d'Egitto o per il Cairo. Senta, per favore, io devo andare a Catanissetta, provincia di Carrapipi. Calma, calma, figliolo, calma. Vieni con me. Qui siamo in Egitto. È impossibile raggiungere la Sicilia in treno. Tra la Sicilia e l'Egitto c'è di mezzo il mare. Ah, come il dire e il fare. Appunto. Muy bien. La corrente mi spinse verso la costa e io mi ritrovai sulla spiaggia. Per chi è il caffè? Il caffè è per il cappuccino è per come me. Come li vuoi? Senza offesa per voi. Prego, prego. Continua la tua storia, è molto interessante. Ah, dunque, eravamo rimasti sulla spiaggia. A questo punto mi prendono e mi portano alla presenza di un tizio molto, ma molto strano. Alto, magro, con i baffi, con gli occhi fondi, brutto, con le orecchie a parafango. Mi sembrava una penna stenografica. Ma io subito capì che era un mafioso. Uno di quei pezzi da 90 o quasi, lo chiamavano l'87. E non appena gli dico dove avevo visto precipitare l'aereo, lo sa che fa? Dica, dica, mi interessa. Dunque, incomincio a farmi delle domande. Dov'è il punto esatto? Dove è precipitato l'aereo? Dove è caduta la bomba atomica? A me, capisci? Ma tu lo sai o non lo sai dov'è questa bomba atomica? Certo! Tu, smettila, non sta bene attaccare discorso con una sconosciuta. No, non importa, io non ho questo genere di pregiudizi. Sono una donna di larghe vedute. E di larghe vedute? Non vedi il davanzale? Senti, se continui su questo tono, io ti libero della mia presenza, figliolo, e me ne vado. Bravo, bravissimo, uno di noi due era già di troppo. E che ne direbbe se ce ne andassimo anche noi da questo posto? Dove? In un posticino tranquillo. Potrebbe raccontare anche a me la sua storia in tutti i particolari. Cameriere, io abito all'albergo Hadramat. Vogliamo andare subito là? Sì, portami dove vuoi tu. Macchina A chiama numero 87. Macchina A chiama numero 87. Siamo alla stazione centrale. Se il nostro uomo ha pensato di partire, deve passare di qui. Non può sfuggirci. Comunque gli uomini sono tutti sguinzagliati alla sua ricerca. Tre sezioni sono in allarme. Siamo in contatto con loro. Bloccheremo tutte le uscite. Stia tranquillo, numero 87. Non potrà sfuggirci. Non vi deve sfuggire! Se vi sfugge vi ammazzo tutti! Passo! Ehi, ragazzi, siete sicuri che sia questa la villa? Certo, Flit, la villa è proprio quella. Va bene, bambole. Va bene, bambole, ho visto qualcosa, poi vi dirò. Desidera? Ehi, e che modi sono? Ringrazia il tuo Dio se non ti ammazza, ma basta con le chiacchiere. Dov'è il pescatore che ha visto cadere l'aereo e che tu tieni prigioniero? Non lo so. Ma poi a lei che gliele frega? Guarda che non mi inganni. Ho ascoltato la tua conversazione con il numero uno. Ah, sì? Allora è un maleducato. E tu sei un aspirante cadavere. Parla se ci tieni alla vita. Latitudine e longitudine. Prego? Latitudine e longitudine. Non lo so. Niente paura, è il telefono. Deve essere un interurbano del numero uno. Rispondi. E se non mi lascia? Vai, ma sta bene attento, eh? No. Non dire che sono qui. E con permesso. Pronto?
Pasqualino, ti sembra il momento questo? Ti richiamo io. Chi era? Hanno sbagliato numero. Allora, hai deciso di parlare? Guarda che non scherzo, piccolo imbroglione. Conterò fino a tre. Uno, due, oh. Grazie. Grazie, signora. Lei mi ha salvato la vita, mi creda. Non ho parole. Ne bastano solo due, anzi due cifre, latitudine e longitudine. Ah, ma allora è un vizio. Parli o si accorgerà di non averci guadagnato nel cambio. I proiettili delle pistole americane sono caramelle al confronto dei nostri. Conterò fino a tre. Uno, due, prego, latitudine e longitudine? Esatto. Può contare fino a tre. Prego. Uno, due, sì. Latitudine e longitudine. Sono usciti questa mattina. Uno. Latitudine. Longitudine. Uno. Latitudine. Con permesso, il telefono. Pronto, Pasqualino. E senti, siccome qui fa molto caldo, ho pensato di fare un salto a Palermo. Hai capito? Passo, chiudo e scappo. Ci pensi prima di fare una sciocchezza del genere? La Spectrales non perdona. Non me ne frega più niente della Spectrales, ho già deciso. Me ne torno a casa. Ehi! Ma che maniere sono queste? Segre Service. Ora? Senta! Un biglietto per Palermo. Palermo? Sì. Oggi vogliono andare tutti in Sicilia col treno. Chi altro vuole andare in Sicilia? Beh, un altro un'oretta fa voleva l'accelerato per Caltanissetta. Ed è partito? No, credo sia andato al bar con un cappuccino. Che tipi? Sì, erano seduti lì. Gli ho servito io un cappuccino. Poi se n'è andato. Scusi, ma è andato via col cappuccino? No, il cappuccino l'ha consumato qui. Ma no, volevo dire con il frate. No. Con una bionda che non finiva mai. E dove è andato? Non lo so. Sono andati all'albergo a Dramat. Vieni. Signore. Signore, la glana. Cinzia, baciami. Su, smettila, ti prego. Un po' di pazienza. Ma... non lo sai che fa male prima di mangiare? No. E certo, manda via l'appetito. E sarebbe un peccato con quella deliziosa cenetta che hai ordinato. Ah, la cazzata siciliana, i cannoli. Basta con le sarde. Caponata di melanzane. Cannoli con la ricotta. Che schifesse, moglie. Tardi alla beccafico, cacoccioli alla villanella e tutto innaffiato con il moscato di Pampelleria. Moscato? E che cos'è il moscato? Hai presente l'uva per fare il vino? Oh no, chérie, io non so assolutamente mangiare se non bevo champagne. Champagne, ci penso io. No, caro, non ti disturbare. Allo champagne ci penso io. Tu aspettami qui calmo e preparati. Vado a prendere dello champagne specialissimo, inebriante, eccitante. Mi ha baciato il corno. Finalmente si mangia. Entra. Ui, ma qui non c'è niente. Guardi bene, signore. Pronto? Dottor Sì. Ho avuto una fortuna veramente incredibile. Ja? Bene.
Siete impeccabile, mia cara. E a voi? Se ha visto precipitare l'aereo, sa dove la bomba. Voi portatelo qui. Al resto ci penso io. Sì. Sì. Sì, dottor, sì. Pranzo siciliano, non ci sono dubbi, è qui. Ehi tu, dove stai portando questa roba? Ma veramente... Stanza 22, signore. Il nostro uomo. Presto, portiamolo via. Formidabile, numero 87. Verdi. Ehi, tu, capellone, muoviti! Dagli una mano. Venite. Presto. Verdi. Presto, la villa. Vai, vai! Fleet, ci senti? Rispondi. Siamo preoccupati, Fleet. Segnala la tua posizione. Sì, vi ascolto. La mia è una posizione molto scomoda. Ripeto, una posizione molto scomoda. Ragazze, chiamate i pompieri. Cinzia. Cinzia. Ecco, sta risvegliandosi. Cinzia, dove sei? Amore mio, lasciate toccare la tua pelle vellutata. Dammi, avvicinati. Dammi un bacio. Non sono Cinzia. E che sei? Ciccio. Ciccio, che schifo! Datemi una Cinzia senza Ciccio. Ma cosa dice questo? Ascoltami bene. Sì. Se hai voglia di parlare, mi devi dire dove la bomba atomica. Ah, ricominciamo, non lo so. Ma quante volte ve lo devo dire? Capo, perché non gli facciamo il lavaggio del cervello? Zitto tu, e anche tu. Non ho bisogno di nessun consiglio, lo so io che devo fare. Lasciatemi solo con lui. Che intenzione ha? Vi ho detto! Senti, ragazzo, tu non ti fidi, eh? Ma io ti voglio bene. Parli prima con la mamma. Oh, allora ti faccio il lavaggio. E l'ingraziaggio. E visto che c'è, mi dà una guardata alle punterie. Adesso fai anche lo spiritoso. Ma tu non conosci l'87. No, conosco l'84. E chi? Stazione Centrale, Piazza Venezia.
Ho capito, faremo il lavaggio del cervello. Beh, e allora che mi dici? Che dopo lo shampoo vorrei fare babbe e capelle. Come faccio a lavare il cervello se non ce l'hai? Dai, esci. Come faccio ad uscire se non ci vedo? Esci! Esco. Capo, forse con questa riuscirete a scoprire qualcosa. È la macchina della verità. Ah, già. Come ti permetti a consigliarmi quello che già ho pensato io? Vai! Vai! Adesso mi dirai dove la bomba atomica. Ah! Ma capo, con quella macchina si può sapere solo se uno dice la verità o no. Voi gli dovete fare delle domande e se quello dice delle bugie, la macchina ve lo rivela. Se il lago va verso il verde, significa che avrà detto la verità. Ah, meno male! Simpatica! Se permettete, vi darò un piccolo saggio del suo funzionamento. Come funziona? Ecco, per esempio, chiedetemi qualcosa. Un momento, la domanda gliela faccio io. Dimmi una cosa, il tuo capo Ciccio è intelligente o no? Beh, sì, certo. Che imbecille è possibile che ancora non sa usare questa macchina? Via! A me è sembrato sincero. Zitto, adesso qui le domande le faccio io. Che c'è? Ed ora, a noi due. A noi due. Apra la bocca. Ernia! Basta, guarda che io ti ammazzo, sai, eh? Sì, e io ficco la mano dentro l'occhio. Allora, lo sai o no dov'è questa bomba atomica? No. Ma è la verità. Finalmente si è convinto che io ho detto sempre la verità. E ora si tenga questa geggio. È a mio cugino che gli dico. Le dica la verità, tanto una bomba atomica in più, una bomba atomica in meno, ci sono tante bombe atomiche nel mondo. E poi lei si preoccupa col suo cervello. E se la inventi lei una bomba? Io intanto vado perché c'ho un appuntamento con la signorina Cinzia che non mi può aspettare. Un momento. Ascolta. No, io vado. Ferma, che aspetta. Mi è venuta un'idea formidabile, però mi deve promettere di non parlare con nessuno. Senta, lei mi offende. Si vede che non conosce i siciliani. I siciliani sono ciechi, sordi e chiacchieroni. E poi la sua idea non la voglio conoscere. E invece la devi conoscere, perché sarei proprio tu a fare funzionare il mio piano. Io il piano non lo so suonare. Vanno le chiacchiere. Io so dove la bomba. Lei sa dove la bomba? E ha avuto il coraggio di torturarmi fino a questo momento. Perché prima non lo sapevo. Ma adesso me l'hai detto tu. Io? Ma la macchina ha detto la verità, mi scusi. Lascia stare la macchina. E tu me l'hai detto perché adesso te lo darò io. Ma tu non devi dire che te l'ho detto io quello che adesso ti dirò. Senta, a me della bomba atomica non me ne importa niente. E poi se lo sa lei, lo sanno tutte quante. Ma come faccio a saperlo se non lo sai tu? Io lo so in quanto lo sai tu, che lo saprai in quanto lo so io, che lo so. Ma non si deve sapere che lo so se non dopo che tu me l'avrai fatto sapere, chiaro? Sì, ho capito. Lei non me l'ha detto perché io non gliel'ho detto. Ma siccome lei l'ha detto, allora io lo so. Allora, se io non lo sapesse, lei perché non lo sa? Lei non lo sa perché io non gliel'ho detto. Perché se io gliel'avesse detto, lei avrebbe saputo. Ma siccome nessuno dei due lo sa, mi vuole dire io che cosa devo sapere? Bravo, finalmente hai capito. Questo mi fa piacere. Ecco la nostra bomba. Ma se questa è la bombola del bebè gas? Sì, ma quando mio cugino Pasqualino lo scoprirà, dirò che sono stato raggirato dalle spie russi, inglesi e americane. Allora, che colpa ne ho io? Ma che colpa abbiamo noi? Ma le spie che daranno? Le spie non parlano mai. E quando parlano non ci capisci mai niente. Prendi un gancio. No, grazie, preferisco un martino. Gancio! Ah, un gancio, un anello. Dai, sbarca. Ci vogliono i documenti. Ora il cretino e aiuta. Dai. Allora sbarco pure. Piano, piano. Attento alla capsula, se si muove quella è finita. Ma che cazzo la dice se fa sola? Già, ma se manca la capsula si potrebbe capire, invece non si deve capire prima che io faccia scoppiare la mia bomba.
perché ce n'è un'altra. Ah, questa è quella personale. Che scoppierà quando io dirò a mio cugino che so dove si trova la vera bomba atomica, una bomba metaforica. Metafora, metà dentro, sempre bomba, eh. No, dato che non capisci niente, ricordati che per te questa è una bomba vera, una bomba che può scoppiare da un momento all'altro. Una bomba vera? Che può scoppiare? Sì. Ma allora l'hai scambiata con quella del bebè gas? No. Tu sei un assassino. Aiuto! È un assassino! Vuole fare scoppiare la bomba! Bel colpo, capo. Credevo che non ce l'avreste mai fatta. Se davo retta a te. Ah, capo, c'è Londra in lì. Sì. Pronto? Qui il futuro numero 86. Sei tu, Pasqualino? Va bene, Pasqualuno. Chi è tuo cugino? Presentamelo. Ma che ti presento, cretino? No, no, non dicevo a te. Scusami, se non me lo presento, come faccio a indicargli il punto? Stai zitto e levati con la roba. Va bene. Come? Sono il numero 88. Ma no, stavo parlando con questo idiota. Eh sì, il prigioniero. Non preoccuparti, procede tutto nel migliore dei modi. Ciccio, guarda. Sì, sì, il prigioniero mi ha detto tutto. Il prigioniero è crollato. Mi ha detto tutta la verità. Ma mi scoppia tutto. Come? Con i nostri sistemi faremmo parlare. Considerare nelle nostre mani. E lo dicevo io che sono un genio. Se mi sa dire dove è l'albergo a Tramatta. Ma adesso ti devo fare qualcosa inglese, la fanno uscire tre anni, vuole anche loro inglese, vuole casse, vuole anche le barbe. Continentale. Salam aleikum. Scusa, mi sa dire dove è l'albergo a Tramatta. Nessuno me lo sa dire. Nessuno, non lo sa. Scusi, scusi. Effendi. Scusi. Effendi. Effendi. Chi è? Effendi, bello accendino. Grazie, non fumo. Fumare, non pagare. Io regalo accendino. Ti piace? Ah, bello. Vero? Grazie, deve essere una befana araba. Salam aleikum. Ma che ho fatto? Così lo potrò catturare quando mi pare senza quei due scocciatori fra i piedi. E come? Semplicissimo. Nell'accendino che gli ho dato è nascosto un bip bip. Nella penna stilografica è nascosto un rivelatore a transistor. E noi su questo apparecchio potremo controllare a distanza tutte le sue mosse. Ora chiudo. Mi scuso, la bergadamante. La bergadamante. La diamante, la diamante. La diamante, la diamante, la diamante. Souvenir, Effendi, se tu non compri mio souvenir, io ti regalo, a te mio souvenir. Prendi, e tu, Ah, ma allora è abitudine. Va a finire che prima che me ne vado dal Cairo mi regalano il piramidone. Ma mi scusi, signor Beduino, se la disturbo nella sua catalesse. L'albergo a Tramanti. Compra ciondolo, Effendi. Ah, vendita di propaganda, Costa poco. Niente, è tua. Ah, grazie. Magari i turisti d'Italia li trattassero così. Salam aleik. Salam. Ma. Bello, grazie. Ehi, non vietare! Ci dobbiamo fare riconoscere all'estero! Operazione compiuta, bambole! Ascoltate! Occhio all'apparecchio e dite al Pentagono che ormai la cattura di quell'uomo è uno scherzo! Ci puoi contare senz'altro, Fleet! Posso dire solo che la signorina Cynthia non è più in albergo. Questo è tutto. Capisco, capisco. Ma lei non creda di corrompermi con della moneta, sa? Soldi, nisba. Lo vede questo ciondolo? Se mi dice dov'è la signorina Cinzia, questo ciondolo è suo. Signore, la prego. Vabbè, no. Ci voglio aggiungere una meravigliosa penna stilografica, eh? Ma signore. Vabbè, mi voglio rovinare. Vado a includere nel bozzo un accendino. Ricordo della buon'anima di mio cognato. No, no.
E va bene. Va bene, la può trovare al nightclub Lighter, è lì che lavora. Latteria, perché la mongo? No, no, e canta. Al nightclub Lighter. Si paga molto, moni. Si capisce che si paga, è molto. Allora è finita. Cinzia, non ti vedrò mai più. Scusi, non mi sanno dire dov'è il Lighter Club. Ma dove mi portate? Ah, ancora tu, ma si può sapere cosa vuoi da me? La bomba. Un'altra? Ma che c'ho la fabbrica delle bombe atomiche io? Ma no, quella. E non l'abbiamo messa sull'isolotto. Ce l'abbiamo portata noi per fare festo tuo cugino. Sì, appunto. Ma tu mi hai detto che mi reggevi il gioco con mio cugino, no? Allora gli dai la carta col punto che ti ho dato io. E gli dici che è la carta col punto che mi hai dato tu, che poi è sempre la carta col punto che ti ho dato io. È chiaro, no? Chiaro, chiarissimo. E beh? E allora, siccome è chiaro, andiamo da mio cugino. Abita da queste parti? No, a Londra. In Germania? Non ho un appuntamento urgente e vado. Non ti muovere. Non mi toccare. Non mi toccare, se no vado da tua cugina e gli dico come stanno le cose. Carogna, tu avresti il coraggio di fare questo a un amico? Dov'è? Ma perché, non siamo amici noi? No. E invece sì. Vedi, noi due abbiamo simpatizzato subito. Ah, perciò mi volevi fare ammazzare. Chiedimi qualsiasi cosa. Vuoi un'automobile? No. Vuoi una villa? No. Vuoi un vestito nuovo? No. E allora cosa vuoi? Chiedi. Posso chiedere qualsiasi cosa? Sì. Mi devi accompagnare alla latteria dove c'è Cinzia. Chi è? Una mucca? Ma che mucca, è una cantante seria, bella, onesta e sei innamorata di me. Di te? Sì, di me. Va bene, siamo d'accordo. Allora, prima andiamo da mio cugino e poi ti porto da questa Cinzia. Questo è quello che dici tu. Prima andiamo da Cinzia, poi andiamo da tuo cugino. E va bene, dove si trova? Lo devi indovinare tu. Io? Sì, perché se tu non lo indovini io vado da tua cugina e gli dico che la bomba l'hai fatta con la bombola del bebè gas. Ricottatore. Cocolo! Danse! Ma che modi sono questi? Dico, come si fa per ordinare un Cocolo? Mio caro, qui non si beve Cocolo ma champagne. E come vedi, te l'ho già ordinato. Perché io con te non vado a spese. Alla santé! Ma che porcheria è questo? Questo pizzica! Beh, allora andiamo via. Come andiamo via? Ma sì, andiamo a Londra da mio cugino. Ah, vedessi com'è simpatico mio cugino. Ah, tuo cugino è simpatico. Si vede che non hai visto Cinzia. Cinzia è simpaticissima e non solo simpatica ma anche buona. Beh, che sarà mai? Una donna? E beh? E che cos'è una donna a confronto del numero uno della Spectrales? Tu ci puoi mettere tutta la Spectrales che dice, ma Cinzia è sempre Cinzia. E poi io ho sete, voglio un Cocolo. Va bene, calma, ti aspettiamo che passi un cameriere. Ciccio, cosa devo dire a tuo cugino, ricattatore? Allora avanti, Mike! Portami un Cocolo! Luce! Luce! A noi! Luce! Zitto, disgraziato, vuoi farti buttare fuori? Ma io voglio la luce! Che te ne importa se è buio? Ah, non me ne importa, se Cinzia arriva al buio io come faccio a vederla? Luce! Zitto! Fai accendere la luce. Io? Sì. Ma non lo posso fare. Ah, però le bombe con le bombole del bebè gas le sai fare quelle, eh? Va bene, non gridare. Vado a parlare con il direttore. E allora fai presto. Luce, voglio la luce. Voglio la luce. Voglio la luce. Cinzia! 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 Che c'è ancora? Che vuoi tu? Ti chiami Cinzia? No, Ciccio. Ma se non sbaglio, tu hai chiamato Ciccio. Senti, a te non ti ho chiamato. Io ho chiamato Cinzia e non Ciccio, che è tutta un'altra cosa, mi sono spiegato. Cinzia è quella là. Cinzia. Oh, Cinzia. Non ci sto. Yeah.
guardata ed ora chiudi gli occhi e non la guardare più. Taci, che disturbi l'auditorio. Che me ne importa a me dell'auditorio? Questa è gente che ha pagato per sentire Cinzia. Cosa Cinzia? La devo sentire io solo. Non me ne importa se hanno pagato. E ora manda via tutti. Manda via tutti, Ciccio. Manda via tutti, perché se no li ammazzo tutte quante col coltello. A schifeo finisce. Ma chi te li ha dati? Uno che voleva un'informazione. Che tempi. Una volta chi non poteva dare una buona amante al portiere non frequentava i grandi alberghi. Yeah! Scusi, ma... Senta, ma si può sapere che cosa cerca in casa mia? Chi vi... Allah mio, aiutami, Allah. Dov'è l'uomo che... Sì? Cinzia, Ciccio. Cinzia siede, Ciccio smamma. Ciccio, t'ho detto di smammare. Ma neanche per sogno. Come neanche per sogno? Forse hai dimenticato quello che devo dire a tuo cugino? Quale cugino? Quello dell'oncia, lo speziale, quello della bomba. Lascia stare la bomba, tanto non la tocca nessuno. Lo sa anche lei dove sta la bomba, eh? Quale bomba? Oh, ora capisco. Hai visto la bimba e te ne freghi della bomba. Ma me la pagherai, sai. Su, esci. Guarda. Che disastro. Guarda un po', 10 anni per arredare questa casa. Ma con tutto lo spazio che c'è al Cairo, proprio a casa mia dovevate venire a fare a botte. Silenzio, silenzio, please. Come? Se non la piantiamo di pestarci fra noi tre, non concluderemo mai niente di buono. Anche a me la cosa sembra controproducente. Facciamo un patto di non aggressione, eh? Io ho una proposta migliore. Uniamoci. Raggiungeremo prima lo scopo. Fino al ritrovamento della bomba, poi ritorneremo nemici. D'accordo, d'accordo. Ehi, è la casa, a me, chi me la ripaga? Vabbè, il governo italiano. Che buoni quelli. Il tipo che stiamo cercando è un italiano, no? Sì, quello che le ha dato quei souvenir. Ci saprebbe dire dove è andato. Non so, non so. Ah sì, ora ricordo. Dovrebbe essere al nightclub Lighter. Sì, l'ho ritrovato, dottore. Però non è solo. No, no, è con un altro, un siciliano. E io ho l'impressione che ne sappia molto anche lui della bomba, sa? Bene. Se è così, portateli tutti e due. Dovrete partire subito, questa notte. Sentami bene, spellongone, con la mia fidanzata non ci devi giocare, perché ti faccio la faccia... Buffone! Io la faccia da taglio. Buffone! Ho notato che andate molto d'accordo voi due. Mi fa piacere, perché vorrei trascorrere un weekend in vostra compagnia. Vecchiendo, vecchiondo, ma che cos'è? Parti, Nick. Sì, ma Zara del Vallo. E va bene, ci sto, ma lui che c'entra? Come che c'entro? Ma non sarebbe carino abbandonare il suo amico? Ma quale amico mio? Io non lo conosco, non l'ho mai visto, anzi presentamelo. Ingrato, perché non dici che sono stato io a portarti qui? Ragazzi, non litigate per me. Io sola deciderò chi scegliere quando saremo alla mia villa. Però dobbiamo affrettarci, perché il viaggio sarà molto lungo. Un viaggio nel deserto, in mezzo al Mar Rosso. Cosa da pazzi! Provinciale!
Ecco il carro armato. Ma che carro armato? Non vedi che è un autoblindo? Ah. Il deserto bisogna attraversarlo così. La mia villa è nel cuore del deserto. Speriamo di non incontrare i coccodrilli. Presto, va. Sì, le balene. Io ho paura delle cimici. Signorina è la prima giornalista che mette piede nel mio laboratorio. Sono emozionatissima, Dr. C. Bene. E sarà anche la prima ad assistere a uno dei miei esperimenti sensazionali. Oh. Da questa parte. Thank you. Incredible! Nabucodonosor! Ma è una copia perfetta del mummia che si trova nel museo del Cairo. No, non è esatto. È la mummia che si trova nel museo del Cairo che è una copia perfetta di questa. Sì, sì, oh. Nessuno si è accorto della sostituzione, ma questa è la vera mummia di Nabucodonosor. Oh. E lo posso scrivere, Dr. C? No, adesso le mostrerò la mia invenzione. Questo apparecchio è in grado di richiamare in vita un essere umano anche molti secoli dopo la sua morte. Incredibile! Sì, sì, lo so, ma vedrà con i suoi occhi. Siamo pronti? Pronti, dottor Sim. Adesso vedrà muoversi Nabucodonosor. Lo so, stia a vedere. Il dito! Guardi il dito! Sì, sì, il dito. E poi? E basta, il dito e basta! Fermi! Ora sono arrivato soltanto a far muovere un solo dito. E lo sa perché? Perché l'energia atomica che io non è sufficiente. Mi basterebbe una sola delle bombe che gli americani e i russi costruiscono per la guerra e la potrei utilizzare per uno scopo molto più utile. Farei rivivere Nabucodonosor, Sardanapalo! Io? Va bene. Vengo subito. Dai, scendi. Mica male la sua villa, l'ideale per trascorrere una luna di miele. Io ho l'impressione che tu ci trascorrerai una luna di fiele. Non dico quel che penso perché c'è la signora. Oh, allora scrivi una lettera e mandala in città. Riprovinciale. Signori, sì. Benvenuti nella mia villa. Allora, se la villa è sua,
non è di Cinzia. Bella fregatura. Sono felice di accogliere in casa mia ospiti tanto graditi. Il piacere è tutto nostro. Mi sembra uno scorpione in plastica. Questo è Ciccio. Molto lieto. E questo è Franco. Piacere. Grazie, ho aperto già la minerale. Vogliamo entrare in casa, signori? Ricordati che siamo ospiti. Salam aleikum. La signorina è una giornalista. Le ho concesso l'onore di visitare il mio laboratorio. Ah, ma è un laboratorio? È un costruttore di casse da morto. Ma che casse da morto? Sono mummie. Sì, sono le mummie dei più grandi re mesopotamici. E chi sono questi mezzi botanici? Sono i fondatori della più antica civiltà che si trova sulla Terra. La civiltà dei Sumeri. Sumeri? Ah. Sì, Sumeri in pugliese, in siciliano scecchi. Non è per vanità che ho raccolto tutte queste mummie da mostrare ai miei ospiti. Io sono uomo di scienza e la signorina Cinzia è il mio braccio destro. Ah, io direi anche il suo braccio sinistro, Zittone, scusi. Vi chiederete perché io vi dica queste cose. Io no, io sì. Il dottor Si sa che siete in possesso dell'atomica. Ah, allora siete delle spie. Ma no, no, sì, calmi. Io solamente ho bisogno della loro bomba atomica perché voglio utilizzarla per scopi molto più importanti. Voglio ridare la vita a tutte queste mummie. Ah, anche a lui. Mi scusi, dottore. Mi pare di aver sentito che vuole resuscitare le mummie. Ma non è possibile. Ma sono pronto a metterci le mani sul fuoco. Lo faccia questo sforzo. È inutile dirvi che sarò molto generoso con voi. Ho le mani bucate. Ai! E lei ha la mano che mi ha bucato tutta la spalla. Senta, vogliamo dare una limatina a queste ferramenta. E insomma, sono pronto a qualsiasi sacrificio per afferrare questa bomba. Mi dispiace, quella bomba è già stata prenotata da un'altra ditta. Mi scusi, dottor Si. Lasci fare a me, dottor Si. Mi scusi. Supponiamo che te la chiedessi io, in nome della scienza e della nostra amicizia. Ah, quando mi piace la scienza, io per te faccio tutto. Ecco. Questo è il punto esatto dove si trova la bombola del bebegasso. Beh, un momento, e questa bombola è mia, cioè questa mappa l'ho fatta io. Ma siamo grati anche a te. Questa donna mi fa impazzire. Ecco, dottor Si, ha visto con quanto slancio hanno aderito. Io. L'hai baciata, Lei mi ha baciato. Oh, t'ha baciato, l'hai baciata, sembra bacio fu. Io ti ammazzo, sai. Ora vi lascio al dottor Si. No, col dottore non ci stiamo. Ma che cosa avete capito? Il dottor Si vi intratterrà durante la mia assenza. Scusate. Cinzia. Io quasi quasi mi trattengo con questa. E poi dici di amare Cinzia? E perché? Otello! Cassio! Accompagna i signori nelle loro stanze e fa che possano soddisfare tutti i loro desideri. Come l'ha capito? Beh, scienziato, A più tardi, amici miei. Con permesso. Orua, bacio le pinze a vossia. Sono un buon roggenete, vero, ma... E adesso che farà? Si prepari a vedere grandi cose appena afferrà la mia assistente. Attenti, Anche un leggerissimo urto potrebbe essere fatale. Oggi è un bellissimo pomeriggio, un pomeriggio bello da asciugar. Asciugatemi, bambine, fate presto perché mi sento bagnato. Che bello vivere. L'abluzione è indispensabile prima del sacrificio. Mi scusi, dottore, ma crede proprio necessario il sacrificio? Sì, lei deve tenere conto dello stato d'animo della dea Ki.
quando si vedrà strappare dal suo regno uno spirito eletto come Nabucodonosor. L'unica cosa che potremo fare per placarla sarà offrirle uno sacrificio umano. Massaggiatemi, bambole. Buongiorno, signori. Buongiorno. 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 Con chi ho l'onore di parlare? Non ha importanza. Molto piacere, signore in plastica senza importanza. Fai silenzio. Lei sa perché siamo qui? So tutto. Lo sa. A lei sa. E voi sapete perché siete qua? Io lo so. Tu lo sai? Messa, lo so. Ah, già sapete. Allora anch'io so, anche se su non si sa. Scusi, non si sa che? Che io so. Noi lo sappiamo, voi lo sapete. Esse lo sanno, imperfetto del passato remoto. Come volete voi. Quello che importa è che voi sappiate la ragione per cui siete qua. Ma non ditelo a dottore, che sapete potrebbe dispiacersi. A me basta fare contenta Cinzia. E poi modestamente ho tutto quello che occorre all'uovo. All'uovo? All'uomo, all'uovo, sempre zabaglione. Allora Cinzia vi ha detto tutto circa il sacrificio. Sì, facciamolo subito questo sacrificio, non perdiamo tempo. Mi piace questo vostro entusiasmo, questa vostra serenità in attesa del grande momento. Beh, ma non creda che è la prima volta. Non è prima volta? E come siete sopravvissuti? Così. Io veramente mi sono sempre salvato, vero? Lui, così. Non capisco. Sono anni che aspetto questo momento. L'energia atomica è entrata in circuito. Siamo pronti. Faccio entrare le vittime? Sì. No! Portate qui un paio di mummie. Quando Nabucodonosor si desterà, gli farà piacere di vedere qualche faccia amica. Potrebbe anche avere uno shock, in caso contrario. E adesso, avanti le vittime! Beh, non spinga, eh! Pezzo di somero! Cinzia, non capisco. Cos'è tutta questa gente? Ma come, Cinzia? Sapevi che dovevamo restare nell'entremetà e mi fai trovare tutta questa plebe! Su, smettetela e ascoltate il dottore. Preparatevi e pregate. L'abbiamo pregata durante il viaggio, ma lei non ha accettato. Dovete pregare la dea chi? 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 Ah, chi? E chi è chi? Chi? La regina del regno delle ombre che sta per chiamarvi a sé. Ah, meno male, ci manda all'ombra. Il sole ci fa male alla testa. No, idiota, che hai capito? Il regno delle ombre è l'altro mondo. In America. Più lontano. A Sidineo, in Australia. Tra poco rivivrà Nabucodonosor. E chi è sto signor Sambuco? No, lui ha detto Nabucodonosor. E chi è? È un antibiotico. Nabucodonosor! Il sacrificio umano è necessario. Sacrificio umano? Io non capisco. Scusate, sbaglio o qui si vuole ammazzare qualcuno? Sì, certo, ammazzeremo voi due. Cinzia, e me lo dici così? Diglielo in inglese. We are going to kill both of you. No! Ma allora tu non ci hai amato mai, donna ingannatrice e perfida! No, è vero, non vi ho mai amato. No, Cinzia, no! Non dovevi dirmelo! Mi hai spezzato il cuore. Io gli ho spezzato il piuttosto cuore? Piuttosto la morte. Ecco, appunto, sarete serviti. Un momento, non facciamo confusione, lui ha parlato per conto suo. L'energia atomica necessaria a far rivivere la mummia ce l'avete procurata. Grazie. State tranquilli, non sentirete niente. Non appena Nabucodonosor tornerà alla vita, voi prenderete il suo posto nel regno dei morti.
Beh, allora basta solo lui, perché in due staremmo stretti. Alla dea dell'inferno non basta una sola vittima per placarne l'ira. Ma insomma, questa lira che valore ha, se può sapere? Mentre voi vi mettete d'accordo col prezzo, con lui io vado di là e ci rivedremo dopo, con comodo. Arrivederci. Ma che mi lasci solo? Vieni qui. Che c'è? Che c'è? Ma lo sai che siamo due imbecilli? Certo che lo so. Ecco, appunto. Si aspetta che la mummia si sveglia con la nostra bomba sta fresca. Come sarebbe a dire? L'esperimento non riuscirà e il professore rimarrà con la bocca aperta. E chi gliela chiude? Ma nessuno! Ah. Ti ricordi che la bomba è quella che ho fatto io? Ah, già! Si aspetta che la mummia si muove, la mummia! La mummia! La mummia! Si aspetta che si la mummia! Ma come? No, no, la lui bomba. Ci crede. La che fa? Si muove. La mummia. L'esperimento è riuscito! Mamma mia, la bomba, la vicina! Ciccio! Ma allora ho fatto una bomba vera, sono un genio! Ma guarda un po', questo è il colmo della sfortuna! Ti ho conosciuto cretino e mi vai a diventare un genio nel momento inopportuno! Mi ginocchio! Signor Sambuca con il naso, la colpa non è nostra, è di quel signore che c'ha le pinze! Noi siamo innocenti, glielo giuro! Yeah! Ci perdoni, signor mummia. Ma che fa lì? Stringere! Ma perché ti metti dietro? Stai zitto! Sei tu! Chi è? Ma questa è violazione del domicilio! Ma come vi permettete? Via! Che fai? Ora che abbiamo l'uomo della bomba atomica, la nostra alleanza è finita. Ciao, presto. Chiamiamo al bar. Avanti, scendete. Quest'uomo è mio e proseguirò con lui. Brava! Che pugno! Forza! Questo è il momento, scappiamo! Aspetta, è la prima volta che vedo litigare gente per avermi! Ma quelli vogliono la bomba atomica, di te se ne fregano! Forza! Dai, dai! Ecco, di sinistra! Ah, come sono felice! Forza! Aereo americano, scusate le spalle! Il Mediterraneo è stato rintracciato e si spera di ritrovare tra i suoi resti la bomba atomica scomparsa. A segnalare i rotami dell'aereo in fondo al mare sono stati alcuni pescatori siciliani che erano i miei indipendenti del disastro. In base alla loro segnalazione, un mezzo navale americano è subito accorso sul luogo della sciagura e si appresta a recuperare la bomba atomica. Abbiamo trasmesso il giornale del deserto. Ma e noi siamo andati dietro a questo cretino. È la prima volta che subisco uno smacco simile. Bella figura tu dietro. Bella figura proprio. Ridendo, ci lasciarono senza pietà nel deserto. Soli, avvolti dentro due lenzuoli, senza la goccia di whisky. Ciccio!
Ciccio. Non chiamarmi Ciccio, chiamami numero 87 e dammi del lei. Mi scusi, senta signor 87, a che ora passa il 7 sbarrato? Sì, è la circolare rossa. Pazzo, ma non hai capito che qui siamo nel deserto, sotto il sole cocente, in mezzo al Ghibli, moriremo di sete e saremo preda degli avvoltoni. Tutto questo succede nel deserto? Sì. Allora io me ne vado. Ma dove vai? Come dove vado? Vado a prendere una macchina e me ne torno in città. Addio! Fermati! Incosciente! Torna indietro! E va bene, l'hai voluta tu! Tu andrai per la tua strada e io andrò per la mia. Addio! Addio! Ciccio, vieni, c'è un signore gentile che ci dà un passaggio. Ecco. Palermo, prego. Cretino, idiota, imbecille. Dove sei stato? Lo sai che la bomba atomica è sparita? È colpa tua? The Russians or the English found it before we did. Where's that bomb? By Joe. Я сам сигурно сам украли американцы. А кое не мои американцы самони. Боже да имаю. Questa è la famosa piramide a gradini di Saqqara. La prima piramide che sia stata mai costruita fu l'architetto Imhotep che la edificò per il faraone Zoser. Souvenir! Cammelli! Ricordi d'Egitto, souvenir! Non ho detto di affogarvi. Io c'ho il calmo. E cammina. Muoviti tu. Cado, cado. Pietà. Vi faccio fucilare tutti. Non mi ammazzate, sono innocente. Che ordini del numero uno non si discutono. Io sono sempre il numero 87. Ah, morto che parla. Pronto, sono il numero uno. Controllo. Silenzio. Non vi pensate. Non posso ammazzare mio cugino. Un momento, grazie cugino, grazie. E tu non sei il numero uno, tu sei il numero zero, doppio zero. Comandami che sono pronto a tutto. Se vuoi ti posso portare anche la bomba atomica. Ma quale bomba atomica, cretino? Quella chissà dove è finita. Nessuno è riuscito a ritrovarla e ci vuoi riuscire tu? Senta, ci sono modestamente anch'io. Basta! Ringraziate Dio che non vi faccio mangiare dai pescicani. Ma sparite e non fatevi più sentire né vedere da me. Passo e chiudo con te per sempre. Ma allora, zia Marietta, no. Ce ne frega di tua zia. Accidenti. Hai capito? Bella riconoscenza dopo 6 anni di onorato servizio. Non ti preoccupare. Sono cose che succedono ai deficienti come noi. Però tu mi sei simpatico e ti voglio aiutare. Ma che vuoi aiutare, che sei un disgraziato? Ah, disgraziato ci sei tu. Io sono un grande comandante, comandante di quella gran bella nave, guarda. E che ci facciamo? Ho bisogno di marinai. Tu ti arruoli e col passare del tempo potremo diventare anche soci. Andiamo. Presto, sali. Sali. Il comandante a tutto l'equipaggio! Il comandante a tutto l'equipaggio! Il comandante a tutto l'equipaggio! Oh! Sono qui, che vuoi?
Avanti tutta! Tre guardie dritta! Due guardie becca! Qui, questa barca qui non si muove! Ci deve essere qualche cosa che frena! E allora ci sarà il freno a mano, che ne so! Andiamo a vedere! Avanti tutta! Oh. Ma che comandante sono, si può sapere! Il freno a mano! Neanche un gabbia. Cos'è questa roba? Ah! Questa è la rete. Dopo la morte del nonno mi sono dimenticato di tirarla su. E allora tirala su adesso, presto. Tirala su. E la tiro. Quanto pesa? Non ce la faccio. Dammi una mano. Dammi una mano! Uè, guarda che bel pescione, guarda! Ma è la bomba, quella che abbiamo cercato, la bomba atomica! La bomba atomica? Sì! Mamma mia, buttiamola! No, no, no! Ah, meraviglia delle meraviglie! No. Ah, finalmente no. Mio cugino è il numero uno, mi può fare un baffo! A te, ma io non lo voglio! No, io non rido! Io non rido! Ma che comandante sono! Stelle son ti più. Telefonano due o tre volte al giorno, che gli devo dire? Cosa offrono adesso? 10 milioni di dollari. Ma che ci avete preso per due pezzenti? Noi come piccolo acconto abbiamo bisogno di Ursula Andres. Ursula Andres ti sta bene? Dice che c'è un piccolo inconveniente, un certo Belmontò. Digli che se non ci danno quello che chiediamo, io premo il bottone e faccio una carneficina. Orso Lantres! O a schifo, Felice!